Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi di un prodotto particolare. Si tratta di questa scatolina azzurra e grigio con questa impugnatura in pelle che si unisce a questo accessorio. Si incastra e abbiamo praticamente una sorta di power station in corrente continua. Questo è il modello FJD Dynamic, non so se conoscete già l'azienda, modello Pony 500 Compo. 500 sta per i wattora, 504 wattora. È effettivamente un prodotto particolare. Quando me l'hanno proposto, ho guardato le fotografie, ho visto le caratteristiche tecniche, ho detto va bene, mandatemelo. Non avevo visto però il prezzo. Ora parleremo un po' di tutto, guarderemo come è fatto, vedremo come funziona, cercheremo di capire effettivamente se ne vale la pena spendere questa cifra. Comunque, voglio farvela vedere perché se un prodotto del genere per voi va bene, vi spiego come funziona. Tra l'altro, questa parte si stacca. Quindi è possibile eventualmente che in futuro ci sia qualche modulo per poter trasformare questo prodotto in modo da darci direttamente la corrente alternata aggiungendo un modulo nella parte posteriore. Però vediamo quello che mi è arrivato, vediamo come funziona, le sue caratteristiche e la confezione. Quindi iniziamo. E allora, questa è la scatola con cui viene venduto. Una volta aperta troviamo le solite protezioni, quindi un imballaggio che gli permette di viaggiare in modo sicuro. E all'interno però troviamo una disposizione di tutti i vari prodotti che mi ricorda tantissimo, per esempio, i prodotti della Apple. Veramente fatto bene, tutto a millimetro. Troviamo qua il piccolo manuale di istruzioni incastrato, poi questo si fa scorrere, è tutto così a misura che esce con difficoltà. Ok, qua troviamo tutti i vari accessori, quindi il caricabatterie va messo da questa parte. Qua troviamo il modulo che adesso vi farò vedere e nella parte più bassa, anche questo ben imbottito e protetto, troviamo quindi il vero e proprio power bank o comunque power station, come vogliamo chiamarla, quindi posizionata qua in basso con questo grandissimo sacchettino per assorbire l'umidità. Comunque passiamo direttamente al prodotto. Guardando anche l'etichetta, anche nella parte laterale, dove troviamo l'elenco di tutto quello che troveremo all'interno della confezione, quindi il dispositivo vero e proprio FJD Pony 500, il DC Box, quindi il box una volta che è specificato DC per corrente continua, possibilmente in futuro ci sarà anche quello per la corrente alternata, un caricabatterie fino a 100 W power delivery, un cavo USB e poi la guida rapida. Ora passiamo però al dispositivo vero e proprio. E allora sulla parte alta abbiamo questa impugnatura in pelle fatta bene, effettivamente curata nei dettagli. Esteticamente non possiamo lamentarci perché come finitura è fatto bene, ma anche la finitura della superficie, tutta in alluminio con questa colorazione opaca sul grigio. Questa invece con la colorazione azzurra. Poi troviamo due tastini, uno a destra ed uno a sinistra per poter staccare questo modulo. E sulla parte bassa ancora certificazioni e questi piedini in gomma. Ovviamente i piedini sono molto sottili, quindi se lo mettiamo su una superficie non regolare, per esempio una superficie rocciosa, eccetera, sicuramente questa parte si graffierà. Sarebbe stato meglio se ci fossero stati quattro piedini almeno da 1 cm ciascuno, però hanno badato tantissimo al design, quindi in questo modo risulta più elegante. Ora guardiamo anche il caricabatterie, come vedete fino a 100 W abbiamo quattro uscite USB-C1, USB-C2, poi due uscite USB A1 e A2 con un LED che si accende quando è collegato all'alimentazione. E questo è il cavo quindi per poterla ricaricare, come vedete, fino a 100 watt. Guardiamo ancora però il nostro prodotto. Allora, lo stacco, così mi viene più semplice, vi faccio vedere pure come è fatto bene. Abbiamo questi contatti dorati, poi abbiamo questa parte gommata, sagomata, che ci rende anche più facile l'alloggiamento perché come vedete qua abbiamo delle sporgenze e qua abbiamo delle rientranze. Premendolo in questo modo queste due parti rientrano, quindi si innesta nella sagomatura che abbiamo. E qua abbiamo l'uscita, sempre 100 watt USB di tipo C, 65 watt USB di tipo C e poi le due uscite USB di tipo A da 18 watt. Quindi come ricarica comunque è rapida. Colleghiamolo quindi al nostro dispositivo, semplicemente pigiando, si incastra in questo modo e poi possiamo accenderlo da questo tastino nella parte frontale. Abbiamo anche dei LED che stanno ad indicare il livello di carica delle batterie all'interno. Quindi si mantiene premuto, si accendono, in questo caso mi sono premurato di caricarlo al massimo, quindi abbiamo tutti i LED accesi. E qua sotto questa porticina abbiamo gli ingressi e le uscite. Allora, questa è un'uscita
è un ingresso pure 100 watt per portarla a ricaricare. Questi invece sono dei connettori XT60 da 58 watt massimo in uscita e anche in entrata, quindi si può ricaricare per esempio anche con dei pannelli solari. Come vedete, quando è accesa si accende anche questo LED di colore azzurro che ci indica che questa parte è alimentata. Può funzionare anche come UPS, perché possiamo utilizzarlo per alimentare per esempio il nostro computer, oppure per poter ricaricare i nostri droni, telefonini, anche con la carica veloce. E nel caso in cui vada via la corrente, possiamo continuare ad alimentarli senza problemi. La differenza tra questo power bank e un altro power bank è il fatto che questo abbia 504 watt/ora, che sicuramente non sono pochissimi, ci hanno la possibilità di farlo lavorare per tantissimo tempo. C'è anche qualcosina che mi ha fatto storcere un po' il naso, per esempio questo tipo di connettori mi sarebbe piaciuto se avessero avuto dei tappi differenti, quindi con una copertura che ci permettesse di utilizzare questa presa USB in questo modo, anche separata o unita con una linguetta che gli permettesse di ripiegarsi. Invece in questo modo c'è il rischio che si stacchino e quindi abbiamo questi connettori che praticamente sono scoperti. Però guardiamo quello che dicono loro sul loro sito. Allora, come vedete, FJ Dynamic non è sicuramente l'ultima arrivata, producono tantissimi dispositivi anche per l'agricoltura, quindi tanti dispositivi, tanti prodotti anche di un certo costo, quindi sicuramente sanno quello che fanno, producono anche delle power station in corrente alternata. Però su questo prodotto in particolare, come vedete, ha avuto anche un premio Red Dot Winner 2023, che personalmente non so cosa sia. Clicchiamo su shop, si apre la pagina del prodotto in questione e allora qua abbiamo un'immagine del prodotto, poi ci sono delle immagini, per esempio in questo caso fanno vedere l'utilizzo, come vi dicevo, per ricaricare diversi dispositivi contemporaneamente, sia utilizzando le prese XT60 che utilizzando le uscite USB. E si possono ricaricare quindi computer, telefonini, macchine fotografiche, droni, eccetera, ma anche altoparlanti. Insomma, qua abbiamo un esempio: un telefonino si può ricaricare per 30 volte, un telefonino che richieda 15 watt/ora, una telecamera 30 volte, un drone 20 volte, un piccolo ventilatore per 20 ore, un frigorifero portatile che richieda 60 watt 8 ore. Qua, come vi dicevo, abbiamo la possibilità di ricaricarlo tramite la presa di corrente, quindi con la presa USB di tipo C, oppure con i pannelli solari. E in base al tipo di ricarica che sceglieremo di utilizzare richiederà più o meno tempo. Qua abbiamo la descrizione dei vari componenti, quindi tutto quello che vi ho spiegato finora, e anche per quanto riguarda la garanzia abbiamo 2 più 1, quindi 3 anni in totale di garanzia. Come vedete, il prezzo sicuramente non è bassissimo, quindi 408 euro. Deve essere un prodotto che vi deve servire davvero, deve comunque piacervi in modo particolare, anche se era 500 euro scontato, ma spero di ottenere anche un codice di sconto. All'interno troviamo quindi delle batterie agli ioni di litio, non sono LiFePO4. È un prodotto con un design comunque resistente sia all'acqua che alla polvere, ovviamente non è impermeabile, però ha diverse certificazioni che gli danno comunque una buona protezione. E come vi dicevo poco fa, può essere utilizzato anche come UPS, infatti il nostro UPS ovviamente è un dispositivo molto silenzioso perché come tutti i power bank non emette alcun tipo di rumore. Qua ci fa altri esempi sulla durata, ma ovviamente devono essere dispositivi che funzionano in corrente continua. All'interno ovviamente c'è anche un BMS per regolare tutte le celle delle batterie facendo una diagnosi, quindi allineandoli, gestendo temperatura eccetera eccetera. E qua, come vedete, indica il fatto che le batterie NMC hanno una durata superiore di 1,7 volte rispetto alle batterie LiFePO4. Può essere utilizzato con temperature che vanno da meno 20 a più 55 gradi, quindi anche da questo punto di vista comunque è molto versatile. Qua abbiamo anche delle informazioni generali, quindi il peso 3,6 kg, le dimensioni sono 221x146x82 mm e può essere sottoposto ad un numero superiore ai 1000 cicli di ricarica, quindi un'ottima durata anche per quanto riguarda la vita utile delle batterie. Dopo questi 1000 cicli di ricarica le batterie al litio perdono un po' della loro energia, praticamente ci danno l'80% su per giù delle prestazioni, ma continua a funzionare senza nessun problema. Per quanto riguarda le porte XT60, abbiamo 500 watt, quindi massimo 40. 58,8 watt, 10 ampere al massimo. Le porte USB tipo C invece 140 watt al massimo, 28 volt 5 ampere. Il tipo di protezione, quindi per quanto riguarda polvere e acqua, è IP4X e può lavorare con un'umidità compresa fra lo 0 e il 90%. Ora facciamo una prova. Allora, come vi ho detto più volte, cerco di fare sempre delle prove che siano con strumenti silenziosi. E allora ho fatto la prova con questo saldatore. Se io utilizzo il USB normale, USB A, USB C, riesco ad utilizzarlo senza nessun problema. Quindi si accende,
mi dà la possibilità di utilizzarlo. Come vedete, la temperatura dovrebbe salire rapidamente. Sale, ma non sale velocemente come dovrebbe. Se io utilizzo invece il cavo USB-C, quello che viene dato in dotazione con il saldatore, tra l'altro, invece riusciamo ad avviarlo, come vedete, molto molto più veloce. Praticamente abbiamo già raggiunto i 420 gradi. Quindi funziona benissimo, però con questa presa nella parte frontale. Quelle invece non riescono a far avviare questo dispositivo. Quindi va bene, funziona, però questo è fino a 100 watt, quelli invece sono fino a 100 watt una e fino a 65 watt l'altra, però non sono riuscito a far avviare questo saldatore. Non so per quale ragione. Proviamo allora a ricaricare questo telefonino. Proviamo sempre dalla parte posteriore. Ok, in questo caso si sta ricaricando perfettamente, quindi con alcuni dispositivi riesce a funzionare, con altri no. Forse devono essere dispositivi che supportano, ovviamente, riescono a gestire una potenza così alta, però in teoria dovrebbe dare l'energia e quindi i watt che sono richiesti dai dispositivi. Quindi dovrebbe adattarsi e dovrebbe riuscire a funzionare senza nessun problema. Funziona sia con questa presa che con quest'altra presa, riusciamo a ricaricare il telefonino. Facciamo anche una prova per vedere il voltaggio, quindi scopriamo questa parte, proviamo a inserire quindi i connettori. Come vedete, abbiamo 57 volt e mezzo, quindi sì, effettivamente qua c'è scritto 58 volt, quindi ci siamo. Vediamo se sono uguali, dovrebbero essere praticamente identici. Infatti 57 e mezzo uno e 57 e mezzo l'altro, quindi va benissimo. Per quanto riguarda quello che dichiara, va bene. E come vi dico sempre, io i dispositivi li provo e li riprovo. Se vanno bene ve li faccio conoscere, altrimenti evito di portarli direttamente sul canale. Questo mi ha fatto pensare un poco prima di farvelo vedere, perché lo possiedo da fine di febbraio su per giù. L'ho testato, ritestato, fatte tante prove, l'ho utilizzato come si utilizzano tutti i powerbank, problemi non me ne ha dati, quindi ho pensato perché non devo farlo vedere ai ragazzi. Per il prezzo, poi sta a voi decidere se spendere o meno una cifra del genere per questo powerbank, che di per sé probabilmente li vale, perché comunque 500 watt ora, eccetera, eccetera. Però è una cifra importante, quindi va valutata, va studiata. Quindi ho detto, possibilmente qualcuno ha bisogno di un powerbank da 500 watt ora in corrente continua che abbia queste caratteristiche. Può essere utile. Valutate voi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, non del prezzo, ma del dispositivo. E poi per il resto, ragazzi, cosa dire? Vi lascerò pure un codice di sconto se riesco. Se volete comprarlo, cercate di utilizzarlo. Mi raccomando anche di iscrivervi al canale, a lasciare giù un mi piace sul pollicione all'insù, cliccate anche sulla campanella in modo da attivare le notifiche e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!